Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ma soprattutto in questa nuova serie. Infatti oggi siamo qui con Marci, che non è Marci, ma è... come ti chiami Marci? Culti, Culti qualcosa. E siamo ragazzi nelle Pot Wars. Oh, che top. Spieghiamo prima cosa sono le Pot Wars, perché non l'ho mai portata. Allora, qua c'è un pot. Quando spaccano questo pot, praticamente noi non possiamo rinascere. È come una Eggurs, una Bedurs, però un po' modificata, con un po' di cose extra differenti. Noi siamo il team Birch, infatti noi ci abbiamo... Tano, mi devi portare blocchi e cibo al centro. Sono già andato a prendere il mattone. Sto andando a prendere tipo... No, come... Tano, sono al centro. Sì, ma se non mi fai prendere le stelline... capisci che non posso fare Tano, nulla. Tano, muoviti. Ma come muoviti? Dammi... No, Tano, ti giuro, muoio. Ma fammi andare allo shop, non posso correre più di così, eh. Ok, allora vuoi i blocchi e poi cosa vuoi? Blocchi e cibo, assolutamente. Allora, prendo un pochettino di blocchi così e poi un po' di cibo. E una sparina la posso anche prendere? No, posso prendere lo stecchino, però vabbè, dai, non è male. Non è male, sto arrivando. Buttati al centro con me. Ma tu sei già al centro? Io sono già sotto al centro, shiftato con 12 mattoni. Ok. E il problema è che io manco barato un attimo. Fa niente. Corri al centro con una spada, sì, di blocchi. Una spada cosa? Ma chi ce l'aveva la Prismarine? Cibo. Ok, allora, ti lancio di sotto un po' di cibo. Ci sono altri mattoni, ho visto. E fatti bastare questi blocchettini qui che ti ho lanciato. Tano. Senti, io vorrei fare una cosa. Siccome ho visto... Ma non che è questi... che hai fatto una cosa grandiosa. Perché? Cosa c'è, man? Cosa è successo? Cosa ci faccio con 23 pezzi, bomber? E ci risali. Aspetta che qua c'è uno, lo butto di sotto. Qui continua a spawnare mattù. Oddio, Marci, oddio. Non sei morto, vero? No. Ora sì. Ma non c'avevo praticamente nulla, quindi va anche bene. Meno male sono ritornato in base. Perché c'era un accendo che ti stava guardando. Allora, vediamo questo qui. Spero ho bisogno di altri blocchi. Non ce la faccio salire con quelli che mi hai dato. Ma non dovevi fare una torre? Aspetta, la torno subito. Faccio... Ok, ne ho fatti stack, tranquillo. L'importante era tornare in base... Tano, me ne manca uno, ti prego. Sto arrivando, tranquillo. No, ti supplico. Marci, mi fai quasi pena. Tieni. Piazzalo te. Tieni, te l'ho tirato. Vai. Tano, tu non sai quanto mattone io abbia. Ne avrai 20, 30. 24. 20. Beh, ci può stare, sono caduto. Stare. Ma... Ok, allora, tu dopo, sei troppo trulloso. Dopo la prima infartata... Sì, ma certo che mi viene l'infartata, dai, allora, ovvio. Raga, calma, chest, cioè quest. Allora, intanto la io bardo un pochettino a caso, tu sì, marci. Io mi faccio l'arco con flame, io quello da 18. Sì, ok, ma quanto costa? Costa 18? 18 mattoni, l'ho già fatto. E con quelli che ti avanza riesci a darmeli che forse c'è qualcosa che... Con tutti già nella chest. Ok, perfetto, con 5 non so se riesco a farmi qualcosa, però... Magari... Stai occhio un attimino... Sì, man, che sto occhio, però... Tu devi capi che... Ok, sì, riesco a fare tutto. L'arco cos'ha? Un bell'arco, un arco onesto, diciamo. Dai, perché ma no? Ma secondo te vorrei bardare proprio un minimo, non dico Eh tanto, sì, infatti, se riesci a farlo te sarebbe top come cosa. Beh, devo farlo io, scusa. Giustamente, man, giustamente. Intanto, guarda un attimo se riesco a fare un pezzettino d'armatura. E poi quasi quasi provo ad attaccare già qualcuno, che tanto ti non aspetto, è male. Dai un occhio al centro, 2 secondi. Sì, ma tranquillo, tanto io guarda che sto guardando al centro, ogni tanto ci guardo. Non è che tipo mi sto a raspare, eh. Cioè, un pochettino sì, mirato, perché comunque... Lascia stare, comunque. Allora... Ma tu hai problemi mentali, lo sai. Ma non mentali. Sono gravi. Finché non sono gravi va anche bene così. Comunque, guarda, l'armaturina... Non lo so se non sono gravi. No, guarda. Stai tranquillo, l'ho già visto il medico. Allora, così è top. Così, e facciamo... Ho 7 pezzi di ferro. Ok, io sono invece con l'armatura. 7 pezzi... Ah, man, fai la barratura suprema, ovviamente, con anche le ragnatele, mi raccomando. Io ne ho già fatte 11 ragnatele sciallo. Ok. Allora, senti, io al centro non vorrei proprio guardarlo, vorrei andare dai mattoni. Magari arriva uno, Tano. Sono io. No, ma sta arrivando uno in alto a te. Ah, quello là, sì, l'ho visto quello. E infatti volevo andare da loro, appunto. Ok, da loro o da loro? Da loro, loro. O loro. Okay. Non lo so a dire il vero se loro o loro. Comunque ci provo. Secondo te Marci ce la posso fare da solo così, un po' in modo ignorante oserei dire. Ascolta, mi servirebbe solo che prendessi... No, mi dispiace, sono già da loro. C'è il centro. Sono già da loro, ma non posso fare nulla. E mi dispo... Ah no? Ok. Ce la fai a rompere? Non mi hanno nemmeno visto, mi sa. Quindi sì. Non lo so, faccio il giro lungo perché so com'è la mappa, l'ho imparata. Ok. L'ho imparata, minchia, tu non hai ancora giocato Tris. No. Ma questo è abbastanza facile. Sono praticamente nel pezzo dietro e con questo piccone scavo con una meraviglia. Man, guarda, senti. Mi ha sgamato, però ce la faccio a ucciderlo. Perché sono messo troppo bene rispetto a lui. Per pochissimo, ci devo bardare. Era il nostro? Ok, no.
Siamo gli unici col coso, eh. Sì, veloce, torna subito. Aspetta, che questo qui mi stava per uccidere, non so perché non c'aveva nulla, ma mi stava per uccidere. In realtà non ha preso più fast di questa. Guarda, tanto fast non lo è, secondo me, perché c'è ancora vivo qualcuno, eh. Ok, allora, sono due laggiù al centro. Io intanto ho conquistato la base di questi qua. Ok, risalisci subito. Aspetta, loro due stanno combattendo al centro, quindi è top come cosa, perché uno morirà per forza. Ok. Io gli faccio un muro da qua, così non può passare. Ok, e ok. Anzi no, lo miro con l'arco. Magari lo uccido io. Bravo, andiamo a ucciderlo te. Ok, l'ho ucciso io, che top. Aliku, ragazzi, Aliku sono io. E qua c'è il blu, che miro subito con l'arco. E non so cosa voglia fare, ma vediamo se riesco a buttarlo di sotto. Pesa, Tano, pesa un attimo, pesa. Ma mi sa che il blu vuole venire da noi. Lo posso uccidere? Mi dai questo? Sì, ma tanto sono due blu. Ma non lo so, è andato dall'altra parte e l'altro sta laggiù. L'ho shottato. Ah, ok, so dove è l'ultimo blu io comunque, eh. Oh, all'arco? No, non all'arco. Mi siete... Marci, sono io. Ma che cazzo stai... Ascolta, io lascio la base, sti cazzi. Ma sì, dai, sta qua davanti l'ultimo. Sta nella base di blu. E non so cosa stia facendo. Probabilmente sta aspettando di morire, perché non penso abbia altro da fare. Ok, eccolo qui. Beh, io non vorrei spammarli l'arco. Anzi, in verità non li voglio spammare. Fermo, gli do un colpo col fuoco. Man, ma cosa vuoi fare? Lo vogliamo torturare, okay, oppure... Vai. Magari che lo uccidi... No, Marci! La 1, 10, 11, mi stavi spingendo di sotto. Vai, io sto dando fuoco, E muori. Man, non l'ho nemmeno colpito io. L'ho ucciso io? Sì, l'hai ucciso te, causa... Per schivare i miei colpi è caduto di sotto. Beh, che... sei di partita, direi che è abbastanza fast. Ma che cosa ignorante era questa cosa. Ok ragazzi, seconda partita, stavolta siamo in 2 contro 2. Infatti contro ci abbiamo questi due tipi qui. E io e Marci sono già pronto. Faccio subito dei blocchi velocemente e si va. Io sono già in centro. Ma non è vero, sei davanti a me. Ma perché tu... Aspetta, ma non c'è bisogno di fare parkour qua? No. Io ogni volta... Ok. Ok. Ma facciamo la rasciata più violenta della storia. Io ho paura che ci vengano a spaccare tantissimo, tu sai cosa, se si fa così violenta. Comunque facciamo non so violento. Man, io non lo so. No, non violento, lo so. Violento. Io sono già da te. Ma come al centro te? Ma in verità sono già in base nostra. Io perché tipo ho finito i blocchi, ne avevo presi pochissimi. Tracciando questo mi manca anche il cibo, mi manca più o meno tutto, quindi prima di tutto vado sotto a prendere i materiali che stanno sotto. Ah, no, sono già arrivato, li ammazzo. Ma come già li ammazzi? Ma dove... Loro sono già collegati al centro? Sì. Come sì? Ma hanno fatto tutto fast anche loro. Noi abbiamo guardato un minimo oppure no intanto, giusto no, per sapere. Niente. Allora, vado io a metterci dei blocchettini intorno a caso e guardo un po' se si può fare qualcosa. Intanto devo prendere anche il cibo, in effetti. Perché siamo messi stramale. Ucciso. Vai, ah, perfetto. No, ho troppo mattone io. Un attimo che io mi devo soprattutto fare anche un piccone. Ah no, 16 mattoni. 16? Non è male. Comunque, allora, intanto 18. Ho barrato molto fast a caso. E... Ah, non devi muoverti. Ci sono. Tu non hai blocchi? No, non mi interessa neanche. Ne ho 22, ne ho. Cioè, tu vai al 100 senza blocchi? Seriamente? Ne ho 22. Ma a me non ci puoi andare senza blocchi, dai. Ma comunque... ne ho 22. Cos'è che non capisci del ne ho 22? Ma 22 non ci fai nulla. Prima ti hanno dati 22, non ti bastavano. Comunque te ne lancio altri. Tieni. Te l'ho dati, eh. Bella. Ho 24 mattoni, direi di tornare a casa. Ci sono i tipi qua. Faccio una torrettina veloce. Spero non mi abbiano considerato. Ok, questo voleva venire. È qua, lui. Lo so. Giù. L'ho buttato giù. Ah, mi butta giù. Mi ha buttato giù. Ok. L'ho buttato giù di nuovo io. Con 24 pezzi di mattone. No. Allora, comunque non hanno nulla pure loro, eh. Io... Sta arrivando. Marci, la 1. Ok, ce la fai? Se passa, ok, ucciso, perfetto. Ucciso. Se passa, tanto lo uccidevo io. Allora, mi faccio al volo un'armatura e un pezzettino di spada. Cioè, un pezzettino di spada non si può sentire, però. Una spada. E poi arrivo velocemente, ok? Io sono sotto la nostra base per la Prismarine. Beh, sì, non è 18, Tano, 18. 18, perfetto. 18. Io mi sono fatto tutto più o meno, tutto ciò che poteva più o meno interessarmi. Quindi prendo altri blocchi. Ma l'armatura da 7? No, mi sono fatto quella da 5, alla fine non è male. Cioè, è un'armatura da comunque 7, da onesta. Da 3 volevi dire?
Sì, vabbè, quello che è, 3, 5, uguale, man, sono numeri simili. Ma non è uguale, Taro! Dai, sì, su via, man, il 3 e il 5. Due mele d'oro. Ah, tu ci vai di ignoranza di mele d'oro? Un po' di cibo. Io non so se loro sono al centro oppure no, so soltanto che sto andando da loro e ce n'è uno qui. Ok, non mi ha visto, non mi ha visto. Vai a spaccarli subito. Sì, ci provo. Se non sta... Ok, uno l'ho visto che sta sotto la loro isola, quindi forse ce la faccio a salire. Uno al centro. Lo so. Tu dove sei? Nella loro base. Ok. Non, non so c'è se nessuno, sta... Tano, vai. Ma uno fidati e è al centro. E quindi stai... Gliel'ho spaccato. Ok. Io ammazzo quello al centro. Tieni quello al centro, tienilo per bene. L'ho ucciso. Quello che non sta prende qua... knockback! Come non prende knockback? Non prendeva knockback, era tipo... Questo qui, sta... questo qui non ha una spada, lo uccido. Vai. Ok. Non aspettarmi, guardi. È morto. No, non è morto, sta venendo al centro. Uno l'ha ucciso te, sta venendo al centro l'altro, lasciala a me, ti prego, A meno che ovviamente non stia arrivando da noi. Cosa fa? Oh! È passato. Aspetta. Tanto non può fare nulla, penso, spero. Io anche se ci spacca qualcosa non è nulla. Dai, l'ho colpito già una volta. Non può fare... Ma anche se ce lo spacca, chi se ne frega, Ma sì, no, non, fatelo non facciamocelo spaccare. Ma cosa fa? Fa il giro. Ok, l'ho ucciso. Tom, questa è ancora più fast di quella di prima. 4 minuti, più fast del fast, Cioè, eravamo due team, però, Sì, vabbè, erano due contro due, però era alla pari, comunque. Non è che noi eravamo chissà che cosa. Quindi, ragazzi, io spero che questo video leggissimo in compagnia di Marci su questa nuova modalità di Pixel Road, perché appunto siamo su Pixel Road, non l'ho detto. Spero che vi sia piaciuta e quindi ciao a tutti. Ciao a tutti, bello!